Benvenuti sul mio canale, ai miei iscritti e ai nuovi iscritti. Prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i miei social. Inizio realizzando un quadrato. Le misure di questo quadrato sono 10 cm x 10. Con un righello e uno stuzzicadente vado a segnare un puntino ogni centimetro. Vado a segnare il quadrato sia in alto che in basso. Su questi punti vado a tracciare delle rette. Utilizzo un marcatore a rotella. Si può utilizzare anche uno stuzzicadente. Con l'aiuto di un righello vado a passare due volte, marcando la gomma Eva. Così dopo riesco a piegarla con più facilità. Se non avete il marcatore a rotella, potete utilizzare anche uno stuzzicadente oppure una matita. Basta solo marcare bene. Queste sono le rette marcate. Vado a fare delle pieghe sulle strisce che ho marcato, realizzando una piccola fisarmonica. Man mano che piego, schiaccio bene sulla gomma Eva. Così man mano con il caldo delle mani prende anche forma. Ora vado a legare un po' più su della metà. Stringo ed avvolgo realizzando così il corpino dell'angelo. Chiudo realizzando due nodi. Il filo lo rimango lungo. Sul lato corto faccio un taglio giusto al centro. Poi vado a legare la metà realizzando così le braccia. Quando vado a chiudere con il filo, il braccio deve andare verso il basso. La chiusura la vado a fare proprio alla fine della gomma Eva. Per realizzare questo angelo sto utilizzando un colore azzurro. Si può realizzare anche in altri colori, magari con i colori a tema per il vostro albero. Dopo aver tagliato il filo, vado a pareggiare il braccio, tagliando le estremità. Realizzo un quadrato di circa 10 cm x 10. Lo piego in due. Disegno metà cuore utilizzando un marcatore, però si può anche utilizzare una matita. Poi lo vado a tagliare. Adesso con le forbicine vado a realizzare tanti piccoli taglietti, realizzando così il contorno delle ali. Se non riuscite a mano libera, potete realizzare le sagome copiandole da internet. Preferisco realizzare le sagome a mano libera. Così ogni mio lavoretto è diverso da un altro. Guardate il risultato. Piego in due il cuore,
vado a schiacciare passando le dita al centro del cuore. Schiaccio con le dita il contorno del cuore, dando così movimento alle ali. La sfera è di 2,5 cm. Ora sopra un righello di circa 10 cm vado a fare circa 20 passaggi in questo modo. Utilizzo sempre la stessa lana di colore azzurro. Con questa lana sto realizzando i capelli. Volendo si può anche utilizzare un colore diverso. Vado a fermare tutto con un nodo centrale. Prima di procedere vado ad incollare le braccia. Aggiungo della colla e vado a chiudere. Rimango senza colla il lato finale del braccio, dando così movimento. Ora vado ad infilare il filo nella pallina di legno. La vado a fissare aggiungendo poca colla. Dopo aver incollato la testa, vado a mettere i capelli, partendo dal lato sotto della testa. Incollo il lato sotto e procedo man mano a salire sopra. Faccio in modo di non incollare il filo che reggerà l'angioletto. Inizio a girare la punta della matassina in questo modo, realizzando così una pettinatura alzata. Io le estremità della matassina non le ho tagliate, le ho lasciate intere. Ed ecco realizzata una bellissima pettinatura. Per renderla ancora più carina, aggiungo un filo di perline, incollandolo tra i capelli, realizzando una piccola coroncina. Questo è un modo semplice per realizzare un piccolo angioletto. Ho riciclato questo piccolo merletto. Lo vado ad incollare sulle estremità del vestito. Quando incollo il merletto, aggiungo poca colla in modo che non fuoriesca. Con un colore indelebile realizzo gli occhi. Per terminare il lavoro vado ad incollare le ali. Per far sì che il mio angioletto sia anche un campanellino, aggiungo due piccole campanelle alle estremità delle braccia. Questo video l'ho realizzato in modo semplice. Se vi è piaciuto, mi date un like. Iscrivetevi al mio canale e condividete. Grazie per aver guardato questo video.